Ciao a tutti ragazzi, sono Cava111, benvenuti in questo nuovo video di Rust. Dovete sapere che da quando Rolle si è fatto il computerozzo, trovate il link in alto qui a destra del suo montaggio del PC, ha scaricato subito Rust, e da quando Rolle è al computer da qualche settimana stiamo giocando insieme. Non lo sto facendo in diretta live per evitare sniperaggi e per non far rovinare la partita a Rolle, più che altro, che è nuovo e deve godersi appieno questo gioco, ma devo dire che la nostra avventura in duo sta andando veramente molto bene. Quello che state per vedere quindi è un pezzettino di avventura in duo con Rolle in cui stiamo pianificando il raid della base dei vicini. Ho fatto un piccolo disegnino come alla Wellin, molto professionale come potete vedere, per spiegarvi un po' la situazione. Molto semplicemente questa è la nostra base, bella grossa. Qui c'è una base dei vicini, aperta da un muro, alti muri di legno che abbiamo superato abilmente con la scaletta, come potrete vedere. L'obiettivo è una foundation di pietra, una fondamenta di pietra, nella quale secondo noi sopra c'è la loot room. Quindi buon video, e scusate se parliamo un po' piano e molli, ma semplicemente perché era molto tardi. Questo è quello che è successo. In sordoni, c'è una porta aperta. Marco, qua dove sono io? Entra. È vuoto. Vai a vedere cosa c'è. Ah, ma ci sei te dentro. A vedere. È la loro torretta, ma la nostra è più bella. Alla fine della fiera, la loro base è identica all'ultima volta, solo che hanno fatto questa torre, ok, e il compound. Per il resto è uguale. Il loot è qua, lo sappiamo di per certo. Noi prendiamo due jackhammer che abbiamo e buttiamo giù questo muro, che al contrario, dietro a questo muro ce n'è un altro che butteremo giù coi colpi esplosivi. Se questo muro è in pietra, ne abbiamo già abbastanza di colpi esplosivi. Qualora fosse in ferro, ce ne servono leggermente di più, perché possiamo anche andare per porte, possiamo buttare giù 5 porte, ma non ci conviene assolutamente. Sta base ha più di 5 porte. Ma di secondo me. Guarda qua che macello di passaggi. Andiamo direttamente nel cuore della base. Alternativamente possiamo buttare giù quella foundation di pietra lì. Vedi che qua dentro c'è una foundation di pietra, la fondamenta. Viene giù tutto e entriamo da lì sotto. Ecco, sono morto. Ma sei riuscito a prendere danno uguale, Role? Porca puttana. Ma non ho capito nemmeno io come ho fatto, però. Allora, tu devi fare almeno 3 semi. Perché ti spiego una cosa, i colpi esplosivi danneggiano fortemente l'arma, quindi dovremmo ripararlo spesso. Vieni con i jackhammer e diamo una valutazione, una rapida valutazione. Prendessimo. Mi sono rotto anch'io. Sei morto? No. Peccato. Io butterei giù questo muro con i jackhammer, perché tanto li abbiamo. E quindi tanto vale vedere cosa c'è dietro questo muro e come fa, cosa c'è dietro, per capire se è blindato, se è pietra. Ok. Io sono sicuro che il loot sia qui. Non so se sei nel blocco di destra o nel blocco di sinistra. E questo è il problema. Certo che quei due C4 che hai perso a Rolle ci venivano veramente comodi ora. Ma che cazzo ne sapevo che... lo so, volevo solo farti rimanere male. Basta. Mi dispiace. Vieni, quando vuoi vieni pure, io inizio a sfondare. Dammi un secondo che io... E com'è? Ah, wow, che saltoni. Quale delle due? Sono morto. Vai, sali da lì come un leprotto. Ok, andiamo. Ma non possiamo metterci una scala davanti a quello che tu hai piazzato lì? Oh, minicottero. Occhio. Non farti vedere. Oh merda, è sceso.
È scesa sulla nostra base? Sì, sul tetto della nostra base. Hai il semi? Aia. Tu hai il semi, tira fuori il semi, Roll. La sta controllando. Quando riparte, lo crivelli. Lui sale sul minicottero, ci vuole un po' prima che parte al minicottero. Un po' di secondi di delay ha. Capisci, no? Quando è seduto e sta per ripartire. Se ora hai un clean shot, sparagli. Lo sento che corre, però. Si sta correndo. Si sta guardando. Riparti. Colpito due volte. Bella. Ora lui si riferma sopra. Si è buttato giù. Dove? Dove? Giù dove? No, per scendere, non prende. Giù dove? È sempre sopra. Ok. Colpito, l'ho preso. Occhio, nasconditi. Mi sta tirando. Ho 22 di vita. Curati, se riesci, stai le bende. Quando non sei bello curato, esci. Non c'è una sede. Riparte. Vedo se riesco a farmelo. Bella. No, è una finta. Non devi morire, Rolle, tu. Io sono sotto ma non ho un angolo da qua. Posso anche provare a salire col Tommy. L'hai preso? Colpito. Bella. Una. Aspetta che provo a allontanarmi dall'altra parte. Mi ha ucciso, non so come ha fatto. Se ti viene a lottare lo faccio. Non rinascere, occhio, non fa rumore in casa, sennò sa che sei tu che abiti qua. E non va bene. Sono dentro. Riparte. Dentro, o... Hai preso l'elicottero. No, è sul tetto. Forse viene a lottarti. È sì, partito? Sì, va a lottarti. Ok, apro, mi fissi dentro un'altra arma. Scende. Dove sei morto? Dietro la roccia? Sì, dietro la roccia. Aspetta che riprenda. Oh, lo vedo. Aspetta che riprenda il mini. Dovrebbe essere morto, non lo so. Sono finito sulla mia. Ancora vivo. E io sono morto fuori casa. Come hai fatto a morire? Perché ho preso la trappola che ci ho messo. Sei curato sicuro, Rolly. Era un po' sull'altura. L'ho ribeccato. Era un po' sull'altura, purtroppo non l'ho visto subito. Sta scappando a piedi. Rolle, 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 prendi il bolt e vai sulla torre. Lo vedo. È là che campera. Headshot. Double headshot morto. Porca troia, full gear questo. L'hai ucciso? L'ho ucciso.
Ok, prendici. Questa non sa dove abitiamo. Non sa che sono io. Fanno la merda. Però sicuramente ora torno, devo tornare a casa veloce. Devo prendergli la cappa. È caduto da qualche parte qua la cappa, devo trovarlo. Eccolo. Porca troia. Prendici dall'elicotterino low grade. E io vado a casa, sinceramente ero le ore a casa. Oh, oh signor Bellu. Spero non abbia capito che abitiamo qua. Se ha capito che abitiamo qua, domani non ci siamo più, Rolle. Faccio atterrare l'elicottero sopra la loro base. No, quell'elicottero, ecco, bravo. Fallo atterrare sopra la base dei vicini, così pensano che abitiamo lì. Allora facciamo sta cosa con i jackhammer e il colpo esplosivo, potremmo provare a sfondare anche la porta. Ma guarda, il discorso era: andiamo, rompiamo prima con i jackhammer quel muro lì e vediamo cosa c'è dietro. In base a cosa c'è dietro facciamo una valutazione e vediamo come usare i nostri colpi esplosivi, che non sono tanti. Capisce quello il fatto? Vabbè, io il bolt me lo porto, dai. Da distante magari può essere utile. Posso dire una cosa che una guffa? No, non lo dico perché prima ho portato sfiga. Prima ho detto non c'è nessuno. Ed è arrivato. Basta, quello lì. Non dire niente. Ok. Ho già capito. Comunque, Role, la scala è messa bene. Ti posso assicurare che ci si riesce a entrare senza doverlo per forza bruciare. Porca di quella puttana, però. Ma come? Ah, l'hai messo qua il minicottero. È mai caduto lì. Ah, ok. Dimmi quale vuoi buttare giù dei due. Non allora, lo so, secondo me se rompiamo questo muro dei qua, tre. Secondo me potrebbe essere a destra, perché c'è la parete naturale. Oh, arriva. Non, è un bait. Ci vuole fregare, Rolle. Ah, ti ho portato il cibo, non te l'ho dato. Vieni nella torretta. Sto cercando di entrarci, ma c'è così. Vieni nella torretta. Entra dalla porta. Grande. Mangia in silenzio. Cosa sta sparando? È sul tetto, ci vuole baitare. Sai che potrei provare a fargli un headshot secco. Provaci a fare un headshot secco. Ma al massimo capisce che. Però pensa che magari viviamo. Occhio a non farti vedere, stai basso, eh. Ah, m'ha visto. Sono due. Preso uno. Preso l'altro e ho laggato e sono morto. Adesso arrivano qua. E hanno l'L96. E prendi il mio loot, Rolle. E se arrivano, camperati dentro la torretta. Vestiti con i vestiti che ho io. Se senti che arrivano col mini dove ero io, dove sei anche tu, camperati dentro alla torretta dove c'è il legno. Vendi cara la pelle. E se senti che partono col mini e vengono verso te, dimmelo che rispondo a casa. Stanno arrivando qua. Sì. Occhio, Rolle, stai attento. Provaci a vendi cara la pelle. Sei morto? Sono ammazzato proprio per nascere in casa. Sì, li sento, sono ripartiti. Vengono dove sei tu? Sì. Ma chi sparano a te? Ho sentito la tua granata? Sì.
Sono morto. Beh, è resistito anche fin troppo. È inutile, Rolle, sono un full gear. Sono sì. Due full gear. Non perdiamo armi, facciamoli andare via. Rolle, ce la fai a fare un bolt? Sì, sì, fai, prima di tutto fai il bolt, che andiamo, che li camperiamo dal tetto. Che dici, vuoi andare tu su a sparargli col bolt? Io provo a pusharli da sotto. Ripartono. Sono sempre qua in realtà. No, sono ripartiti. Stanno volando. Dove? Sopra il nostro tetto. No, se ne vanno proprio via. Uno è rimasto. L'ho aperto. L'hai ucciso? Sì. Al bolt! L'ho fregato. Ora torna il suo amico stronzo. Torna. Sta già tornando. Sei in casa? No. Tu che tetto a terra lì. Cazzi suoi, perché io sono già a casa. Le trappole d'orso mi hanno ucciso, Rolle. Quanto mi stanno sulle palle quelle trappole di merda. Non faccia rumore. L'ha visto entrare? Non lo so. One eternity later. Gli abbiamo rifottuto il bolt e il gear. Secondo me pensavano che abitiamo di là. Pensano che abitiamo di là. Restiamo ancora fermi un po'. Le cose sono due. O sono andati a prenderci la roba per raidarci. E noi ci mettiamo sul tetto adesso e aspettiamo. Dovremmo mettere una torretta sul tetto con un bolt. C'è già una batteria alimentata, non collegata a nulla, no? Sì, esatto. E allora, a sto punto, io metterei una torretta sul tetto. Ascolta, ci metto la Python che fa veramente male. Vieni pure sul tetto. Perfetto. Autorizzati. Collega, ce l'hai il cavo? Resta acceso o si spegne? È acceso attualmente. Abbiamo due pannelli. Ha una batteria media che si è già un bel po' ricaricata. Quindi in teoria va bene. Ben fatto, ben fatto. Abbiamo il tetto coperto ora. Ok, possiamo fare sto raid ai vicini se non ti è venuto troppo tardi, Rolle. Vuoi fare la fondamenta con i colpi esplosivi e chi se ne frega? Ti direi di sì. Quella fondamenta di pietra che abbiamo visto, così vediamo se troviamo qualcosa lì dentro. E come va va? Come va va. I colpi esplosivi fanno danno all'arma. Quindi poi no, io porto un po' di ferro, un po' di high quality, così da poter riparare le nostre armi lì in loco, in zona, perché c'è un tavolo da riparazione. Importante dirti è che si rompe e rovina anche il silenziatore stesso, e quando si rompe tu fai casino, quindi stai attento e ogni tanto controlla la vita del silenziatore, ok? E se hai bisogno o lo ripariamo o lo cambiamo. Ne sto facendo tre di ricambio. La luna ci porterà fortuna. Ti ricordi quella canzone? Sì, stasera sì. La luna ci porterà fortuna. Non prendere danno, Rolle, e hai tutto il mio rispetto. Puoi bestemmiare, non ti preoccupare. Sono morto. Come sei morto? Porca troia, Rolle. Ce la fai? Rolle. Ma non è difficilissimo. Sono morto di
Vabbè, Role, io inizio, dai, va bene? Sì. Faccio la fondamenta allora. Vado. Ok, Role, ho finito i colpi, tocca a te. Se esci e prendi i miei colpi, fai prima perché mi ha trovato un cane. Mira in alto, salta e mira in alto. Vai ver come se scalassi la scaletta. Bravo. E allora, Role. E allora, vieni, tieni. Vieni, vieni. Da sto monte metti. Dove vedi la foundation? Ecco, non ce la faccio. Prendi la vieni roba. Su. No, vieni su, Role. Non ti arrendere. Vieni, bravo, salta qui. Salta lì a sinistra, così, op, ti faccio lo spazio. Perfetto. Vedi la foundation, la vedi da lì? Quella lì di pietra. Da qui, magari mettiti qua dove sono io. Sparali. Vai. Aiuto, scivolo. Ecco, scusami. Vai, vai. Esplosa. Bravissimo, Role. È fatta. È esploso una torretta lanciafiamme. Ok, e ora come facciamo? Adesso ti spogli ed entri. Okay. O mi spoglio io ed entro io. Ah, entro io. Sei curioso, eh? C'è del loot. Non posso scendere. Non ci passi? No. Aspetta, stai sopra. Ti schiaccio io. No, no, mettiti lì nell'angolo. Io ti schiaccio. Ghiaccio. Non dimmi che è troppo stretto e non ci passiamo. Beh, sono a metà. Ecco che ci sei. Ecco che ci sei. Ecco che ti spingo come un maialozzo. Muoviti un po'. A cazzo. Non ci credo. Oh. Ti vedo più giù che su io. Prova ad andare un po' in avanti. Ci tocca rompere sti due muri col jackhammer. Il muro morbido è la chiave. Col jackhammer lo butti giù, piano piano. Ascolta, facciamo una cosa. Dammi di nuovo i miei vestiti, ridammi la roba, ti aiuto, lo buttiamo giù insieme. Te esplosivi, Marco. Non ho niente addosso. Mi sa che allora dobbiamo farne. Ma magari non serve, magari siamo già dentro. No, Marco, mi sono... Eccolo. Vabbè. Tieni, caro. Oh, c'è la loot room. C'è la loot room. C'è la loot room dei vicini. C'è la loot room. Aspetta, c'è la scala. C'è la scala. Oh, yes. Vai. Oh yeah! Però guarda, sta cassa un C4, lancia missili, un altro bolt, tre semi. Oh yes! Ma più che altro è una cosa simbolica, Satchel, un'altra Python. È un cerchio che... Urca troia, questa cassa non l'avevo vista! È proprio un cerchio che si chiude, Role, questo con i vicini. Ce l'hai ancora dei colpi esplosivi? Sì. A lei l'onore. Silenziati, mi raccomando. Yes. Yes.
Yes. Perché ricordati, Rolle, che non c'è cosa più divina che raidare la vicina.